Far conoscere i progetti per contrastare la violenza di genere e costruire una connessione tra le azioni dentro e fuori il carcere. E questo è l'obiettivo della conversazione pubblica tra la giudice Paola Di Nicola Travaglini, la direttrice della Casa Circondariale di Pesaro Palma Mercurio e chi opera e partecipa ai progetti per il contrasto alla violenza di genere della cooperativa Labirinto. L'iniziativa, curata dalle operatrici e dagli operatori della cooperativa, insieme all'area pedagogica della Casa Circondariale Pesarese, si svolgerà venerdì 29 settembre alle ore 15. Come nasce questo importante progetto? Come cooperativa Labirinto abbiamo preso in gestione il centro antiviolenza e quindi poi piano piano casa emergenza, casa rifugio, eccetera, eccetera. Però il lavoro in carcere nasce in un modo molto particolare, è una storia bella, direi. Dentro il carcere, dentro la casa circondariale di Villa Fassigi, in verità noi ci porta una donna detenuta. 2 anni e mezzo fa arrivo al centro antiviolenza e trovo nella buca della posta una lettera scritta a mano, come adesso non usa più. Era una donna che dalla casa circondariale di Villa Fassigi ci scriveva, ci diceva, ci raccontava della sua vita e ci diceva: sì, sono una detenuta, ma sono una donna vittima di violenza. Non posso venire da voi, sono reclusa, venite voi da me. E noi decidiamo che sì, dobbiamo rompere le regole, dobbiamo inventare il nuovo. Andiamo e cominciamo, in accordo con l'ambito territoriale, a seguire questa donna dentro il carcere. E da lì, così nasce 2 anni e mezzo fa il nostro entrare alla casa circondariale. Quello è diventato un servizio. Quanto è importante affrontare questo tipo di argomento all'interno di un carcere? È fondamentale, è uno dei compiti istituzionali che l'amministrazione penitenziaria ha da almeno 20 anni, se non di più, anche quando il fenomeno sociale non era così emerso, perché in carcere le cose si scoprono appena nascono. E diciamo che noi abbiamo come compito quello di prenderci cura in modo appropriato di queste persone da tempo. Grazie alla legge sul codice rosso abbiamo anche delle risorse e dei fondi in più che ci consentono di fare delle convenzioni con psicologi maltrattanti oppure, come in questo caso, con la cooperativa Labirinto, per offrire un servizio ancora migliore, un lavoro che faccia sì che le persone che hanno commesso questi reati, prima di vedere la parte negativa di sé, vedano anche quella positiva, perché devono capire di avere in se stessi gli strumenti per aiutarsi, quindi si fa arte terapia, danza, teatro, tutte cose molto molto belle che noi lavoratori non abbiamo il tempo di fare, ma farebbero bene anche a noi, che però per loro sono quasi un obbligo, cioè le devono fare per dimostrare veramente il cambiamento. L'iniziativa è aperta al pubblico, per partecipare è necessario compilare il form presente sul sito labirinto.coop. Le iscrizioni alla conversazione pubblica termineranno venerdì 8 settembre.